Roby, basta. Questo oltrepò hai rotto le scatole. Non ne posso più, ma cos'è che ti ha stregato? Tu immaginati il bambino, vuoi imparare ad andare in bici? Milano è pericolo, grigio, polveri sottili, cacche di cane da dribblare. Ecco, un genitore porta via da questa realtà un bambino. E tu punti il compasso su Milano, una gita breve, un'ora di distanza, il turismo di prossimità. A nord, case, capannoni senza soluzione di continuità. Est, ovest, piattume. L'unica è a sud, subito campagna. Dopo il grande fiume, l'oltrepò, collina bellissima. E allora rotoliamo verso sud con le due facce di Royal Enfield. Bicilindrica Cruiser 7200 euro per chi ha già raggiunto la maturità motociclistica. Himalayan per tutti, un solo cilindro, 40 cavalli, entrambe guidabili con patente a due. Allora ti porti in oltrepò, facciamo solo statale, la statale 35, quella lungo il Naviglio, perché è bello guidare avendo di fianco un fiume e seguire. E poi bisogna scappare da qui perché possono esserci certe visioni. Fede, guarda, via, via, via. Sembra banale il Naviglio, Fede, tutto dritto, tutto stretto. Guarda invece, dove meno te l'aspetti, guarda che chiusa. Meraviglioso questo contrasto. Sai perché? Perché ci ha collaborato un certo Leonardo da Vinci. Lo conosco. Che sempre a Pavia, ma a Vigevano, noi non toccheremo Vigevano, ha realizzato la Sforzesca. Bravo! Se noi fossimo a piedi o in bicicletta, potremmo percorrere la ciclabile, che corre parallela alla statale, guarda che bella, e va fino a Pavia. Ma noi invece ci faremo cullare da tanta coppia ai bassi regimi. Tu due pistoni, io uno solo. Bella, bella, bella la chiusa di Leonardo. Non ho voluto dire a Roby che era un luogo che io già conoscevo, perché questa ciclabile l'ho proprio percorsa qualche anno fa insieme alla mia compagna. È molto bella. Una delle cose più interessanti, lo scopriremo un pelino più avanti, è che Milano, pur avendo questo respiro internazionale, questo sguardo votato al futuro, al nord Europa, ai mondi abbastanza lontani, Milano ha la peculiarità, la caratteristica fondamentale che a un certo punto finisce. La città finisce d'improvviso, diventano prima case basse e poi campagna. Fede, avessi, allora, dopo Binasco, Casarini, Ernesto Bellini, se avessimo tempo, guarda là, Certosa di Pavia, un monastero del 1300 meraviglioso, varrebbe la pena visitarlo, ma ci vuole mezza giornata per vederlo bene. 20 minuti da Milano? Sì. Gian Galeazzo Visconti lo fece erigere, 1300, ed è un monastero tuttora è in attività, sono dentro e credimi, vederlo ti riavvicini a te stesso nel silenzio, ci sono dei colonnati meravigliosi. Io mi stupisco invece, Roby, tutte le volte che prendiamo la strada verso sud, quando arrivati a Casarile, Milano finisce. Basta, campagna subito. Vedi i campi che adesso sono allagati, sembrano delle marcite, poi con l'acqua che è venuta. Però vedi i trattori, vedi la terra, inizi proprio a respirare un'altra cosa. Adesso Pavia, ti faccio vedere il biglietto da visita di Pavia. Andiamo! Eccolo qua, il trattore con rimorchio che passa al semaforo. Non so se avete notato, ma tutti quelli che guidano i trattori sono sempre al telefono. Sempre! È vero che vanno piano. È vero che sono in mezzo ai campi, ma quando li vedi perché sono sulla strada. Allora io dico, ma porca miseria. Vabbè. E adesso andiamo al biglietto da visita di Pavia, il Ponte Coperto. Ecco il Ponte Coperto, Fede, sul Ticino. È stato ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. È un po' l'elemento architettonico più famoso di Pavia. Avessimo tempo ti porterei dentro la Basilica di San Michele, è dell'epoca romanica, è da pelle d'oca da vedere perché è rimasta ancora conservata così. Carine sono le case basse colorate dei pescatori oltre il ponte e sono delle costruzioni una diversa dall'altra, con colori uno diverso dall'altro, e quello è il quartiere del Borgo Ticino, molto famoso perché i pavesi hanno un rapporto speciale col fiume.
tutti i ragazzi o quasi tutti hanno il barcè, il barchino. Come un ragazzo normale ha il motorino, qui si usa tanto andare con la barca sul Ticino. Navigare questo fiume, ci sono dei punti dove si attracca e si va direttamente a mangiare delle baracche, dei ristorantini, dove mangi coi piedi nella sabbia, affacciato sull'acqua, meraviglioso. E poi c'è la famosissima competizione Pavia Venezia. E fossimo arrivati da Milano sulla ciclabile, qui potremmo andarci con la bici. E invece abbiamo dovuto tenere le moto fuori. Però valeva la pena far vedere questo scorcio che è meraviglioso, molto conosciuto, però qui siamo ancora a Ticino. Tra breve ti farò vedere invece il grande fiume. Ed eccoci al grande fiume, la porta d'ingresso dell'Oltre Po. Da nord a sud si percorre un triangolo che si incunea tra tre regioni. A destra il Piemonte, a sinistra l'Emilia e più avanti la Liguria, un territorio di passaggio oltre che di confine. E questa è una delle ragioni che non ha aiutato il formarsi di un orgoglio identitario forte, che permettesse di valorizzare il territorio, il vino in primis. Sentirei parlare di Franciacorta, di tante altre zone, ma difficilmente di Oltre Po. Eppure se ne produce una grande quantità, che fortunatamente in questi ultimi anni sta anche raffinandosi. Vigneti e poi proprio sono i primi declivi, questa geometria, questi filari che sono molto regolari, è bello. Torrazza Coste, il primo dei nostri obiettivi di viaggio, dove ci fermeremo anche a pranzo, una zona che Roby conosce molto bene. Che bello, è cambiato il mondo. Quello spartiacque del Po ha diviso un paesaggio totalmente diverso. Qua si inizia a far pace anche col cielo, perché le case basse ti riportano alla vista proprio l'azzurro, siamo stati fortunati oggi, l'azzurro del cielo che diventa parte integrante del paesaggio. Fede, cos'è quello? Campanile. Quindi come potrà chiamarsi la trattoria? Osteria. Tac, semplice. Nomen omen. Allora, devi sapere che questo è il menù. Questo ristorante è diventato quotato, però durante la settimana a pranzo fa il menù da lavoro a 14 euro. Ci siamo. Ti ho promesso che ti faccio mangiare bene entro le 20 euro. Eccoci qua. Ciao Manolo. Ciao. Lui è Federico. Buongiorno. Piacere. Federico, piacere. Allora, questo è un posto particolare perché ha tutta una storia da raccontare. Lui l'ha vissuta tutta. C'era perfino suo padre qua alle origini. Mi sembra di vedere un volto sì, noto. Diciamo che sono abbastanza di casa qui. Anzi, dopo vi porterò a conoscere questo signore che fa una cosa buonissima che si chiama salame. Questo invece è Moreno, che è il fratello di Manolo. Andiamo al tavolo, va, che qua lo stomaco chiama. Allora Fede, come ti dicevo, questo è un posto che è diventato molto raffinato durante il weekend, la sera, diciamo che è un posto impegnativo, ma a mezzogiorno un menù da lavoro. E le portate non sono niente male, eh? Primi, spaghetti felicetti alla matriciana, risotto con zafferano e zucchine, tortelli di borragine con sugo di noci. Decisissimo io, spaghetti o tortelli. Secondi, involtini di pollo, salamella alla griglia e omelette con taleggio e verdura. Sul primo possiamo fare anche una cosa molto democratica. Uno e uno e a metà. Come le coppie, vere? Vabbè. Secondo, io omelette, tu? Salamella. Va bene. Forza. Contorni, patate al forno, carote al burro e insalata mista. Patate al forno, salamella richiamata. Bravo, e io carote al burro. E poi acqua. Acqua. Se non fossimo in moto, qui...
Però ne parliamo poi con Manolo, perché lui è un grande intenditore di vini e quindi ci facciamo raccontare. Anche se qui siamo nella parte più dell'Oltrepò, diciamo che il vino più conosciuto è il Buttafuoco, che è una di queste colline un po' più di là. Ma faccio parlare da Manolo, faccio dire da lui le cose, perché lui è, a parte che è un sommelier, e poi... Qui siamo a Torrazza Costa, sì. Che è il primo... È la prima collina, quando tu, dicevo, dal Po intravedi all'orizzonte quelle alture. Questa è proprio la prima collina, poi ci sono altre vie d'ingresso dell'Oltrepò. Però questa, vabbè, io ci sono capitato qua per caso. Mio padre, pensa, vide un annuncio sul Corriere: vendesi abitazione, villettina con vista imprendibile. Mio padre, stupito di questo aggettivo che lo reputò un refuso, perché la vista è imprendibile, la vista è imperdibile. Allora, incuriosito, è venuto a vederla un sabato di maggio, qua la natura esplode di maggio, una roba, poi vedrai ginestre, papaveri, profumo. Se ne innamorò, la fermò, diede la caparra, tornò a casa e disse a mia mamma, noi siamo in quattro figli, ho preso la casa, senza coinvolgere la famiglia. Vedrai, non è una, forse l'ho già detta, però è particolare questa cosa. Non è un gesto impulsivo. Vi porto sabato prossimo e capirete. E lì abbiamo capito. Io sono cresciuto qua praticamente. Avevo 13 anni, avevo il mio ancillottino 50, appena preso da usare, ho imparato a usarlo qua. Hai capito? Ecco perché ti dicevo, la collina, questa morfologia, questo. Se sei amante del fuoristrada, hai possibilità in tuo parco giochi. Sali e scendi, la curva, l'appoggio, poi vai oltre, ti insinui nella Valstaffora, vai, sali fino al Brallo, Penici, 1000 metri, però lì è più Appennino, è più montagna, è più bosco, forse. Bosco fitto. A me invece piacciono proprio questi paesaggi collinari aperti, queste pance tonde segnate dalla vite che fa delle geometrie molto regolari, simmetriche. Abbiamo visto anche la lavanda. È una piccola Toscana a un'ora da Milano. Quando dicevo col compasso punti, E poi c'è questo stacco incredibile del Po, che è proprio uno spartiacque. Tu sorpassi, vedi la linea, abbastanza... linea di demarcazione. Cioè, sì, pam pam. Pensavamo, Meli. Sì. Attenzione, perché Melissa è la sorella di Manola. Sì, penso. Ah, cavolo. Beep. Allora, come le vere coppie di fatto, volevamo fare alternanza. Quindi uno spaghetto e un tortello. Sì. Invece di secondo volevi la saramella. E io prendo un omelette. Contorni, patata e carote. La saramella, scusate, con patata. Patate. Sì. Da e cosa vi porto? Acqua gasata. Purtroppo ci fermiamo qui. Va bene. Perché siamo in moto, se non lo fossimo. Ottimo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Posso chiedere il formaggio? Sì, grazie. L'Oltrepò è un territorio di confine, di passaggio. Ci sono stati gli eserciti, a Bughera c'era una cavalleria, ma essendo un territorio di passaggio, sono state battaglie famose, quella di Montebello della Seconda Guerra di Dipendenza, 1859 se non ricordo male. Annibale arrivò a Casteggio. E il fatto che sia così di confine, tra l'altro stretta fra altre regioni, e tu in pochi chilometri hai ecosistemi completamente diversi, nei dialetti, nel cibo. Infatti da qui in avanti non parlano il pavese, sono dialetti diversi. Vai a Varzi, Varzi è stata fatta da genovesi, a parte lo capisci anche dall'architettura, perché ha dei carruggi con le case colorate, tu sai bene cosa sto dicendo, e parlano una lingua che è completamente diversa. Vai l'altra sponda, ma a pochi chilometri, senti ancora un'altra cantilena, un altro modo di dire certi termini, parole diverse proprio. Però a me piace, perché è proprio un terreno rimasto, cioè è agricolo. Tu vedi la terra, il colore quando la lavorano, vedi la natura che segue il suo corso, cambiano i colori, le coltivazioni, le cose, cioè ti riporta proprio a uno stadio primordiale. A un'ora da Milano, questo è pazzesco. Quel confine assoluto, distinguibilissimo, ma anche nell'aria, nella densità dell'aria, nella profondità di campo che è. Milano
guardi lontano e si annebbia tutto comunque, invece si allarga. Quando è limpido qui vedi le Alpi. Quando tu abbandoni Milano e quindi le case si abbassano, torni a vedere il cielo. Il cielo diventa parte integrante del paesaggio urbano stesso, quando la casa è bassa. Azzurro. Azzurro. Invece a Milano il cielo non lo vedi. Perché a Milano certo l'azzurro lo vedi in quella range, un po' strana. E basta così, dopo non vuoi più vederlo. Capisci, io volevo tornare all'azzurro naturale. Poi non sono abituato alla salsa di noci con i pezzettini di noce, come dici tu, più scura, più granulosa rispetto a quella che facciamo noi, però è delicata, è buona. Io non ho mai capito se la scarpetta è consentita o no, però secondo me è un peccato. Per mangiare senza fare scarpette farò un dispetto allo chef. Sebbene possa essere frainteso come un gesto volgare, in realtà è un segno di apprezzamento. Quando ti ritirano il piatto? Com'è? Com'è Ruth? Questo momento sacro sarà volgare, ma capisci? Cioè, adesso stavo pensando al pranzo di lavoro, di quello che va al pranzo di lavoro, dove eravamo stamattina, nel bar con un po' affamato a prendersi tramezzino. Allora, immaginiamo di essere qua non in moto. E allora immaginiamo che adesso ordiniamo un po' di vino. Sentiamo Manolo cosa da dirci. Manolo, noi oggi siamo qua per lavoro, quindi purtroppo andando in moto vino zero. Ma siccome ho detto che tu te ne intendi, primo quesito, la Bonarda o il Bonarda? Allora, considerando che si tratta di un vino, dovrebbe essere il Bonarda, ma noi la chiamiamo la Bonarda. Ma perché? Perché qua è fatto con la coratina? Ma no, perché sì. O è il vitigno, allora, cioè come funziona? Il vino facciamo si chiama carezza. Bonarda, la croatina è il vitigno. Ok. C'è un'altra Bonarda in Piemonte, ma si tratta di un altro vitigno. E quindi la Bonarda novarese, che si coltiva sulle coste del Sesia, non è la croatina che dà la Bonarda in Oltrepò. Senti, lui è ligure, se io dovessi dirgli il fiore all'occhiello dell'Oltrepò, il vino che lo rappresenta, vino riesling? Sì, direi pino nero, se parliamo sia della versione bolla che della versione di OCG, giusto? La bolla, se decidi per la DOCG, sì, certo, c'è la DOCG, sia in rosa, il Croisé, sia in bianco. Se decidi invece per dei cloni di Borgogna e quindi fai un vino rosso, un pino nero in rosso, ci sono molte sfaccettature di pino neri anche molto importanti. Dicevo lui prima che l'Oltrepò purtroppo non si è mai raffinato nel vino, ha sempre fatto grandi quantità, vino da lavoro, vino, però non ha saputo, forse perché manca un po' di orgoglio identitario nel territorio per lavorare, corretto? Sì, diciamo che in passato è sicuramente stato sempre così. Adesso sta un po' cambiando. Il vento è cambiato perché dopo il Covid hanno iniziato a venire un po' di turisti, alcuni giovani che magari hanno delle origini d'Oltrepò sono tornati in Oltrepò e quindi hanno delle conoscenze e universitarie e degli studi anche di marketing che consentono di rilanciare la zona. E poi c'è un occhio anche da fuori per l'Oltrepò, per esempio l'ultimo, non voglio fare pubblicità, però Berlucchi che ha preso il crew. Sì, giusto? Ultimamente alcuni grandi gruppi vinicoli nazionali hanno fatto degli investimenti in Oltrepò, non solo Berlucchi ma anche dal Piemonte. Questi sono dalla Franciacorta, c'è anche un altro grande gruppo veneto che è presente da anni e rilanciano con grande forza e inseriscono nel loro catalogo i prodotti dell'Oltrepò. Voglio fargli un regalo a Federico, lo voglio mandare a casa con una bottiglia che gli ricordi e gli rappresenti l'Oltrepò. Non il nome dell'etichetta, ma che tipo di vino, che cosa gli regalo? Allora, io ti regalo il Buttafuoco. Perché? Che non è proprio di qua perché non è più di qua, verso Santa Maria, è di una zona ristretta nella zona est, diciamo per capirci tra Broni e Stradella, tra i torrenti Scuro Passo e Versa, questo è il toponimo, quindi tra lo Scuro Passo e Versa si coltivano le stesse uve che puoi coltivare anche in altre zone dell'Oltrepò, ma lì le puoi denominare Buttafuoco, quindi il Buttafuoco è solo quello, c'è sicuramente Barbera, Croatina e Ovarara. Spesso, dove si può, chi la coltiva ancora, Ughetta di Canneto, che è un'altra uva tipica di questa zona, perché tutti ottimamente producono Buttafuoco, però Canneto, anche perché c'è la sede del Consorzio Club del Buttafuoco Storico, è un po' l'epicentro del Buttafuoco. Via. Vabbè, ti faccio una promessa, torniamo ma senza moto. E allora,
Grazie Manolo. Grazie a voi, grazie tante. Grazie. Potresti ospitarmi una sera, ci sono. Ma io quando vuoi, cioè, lo so, anzi, lo so. Poi c'è la bella stagione, cioè. Ma viaggiare con la cruiser? Sono salito. Ho sbagliato, non ho trovato il cambio. Era avanti. Però una volta capito. Bello. Voi c'è sto motore qua, pochi cavalli, tanta coppia in un ristretto. Sotto è bello. Ristretto numero di giri, quindi la usi da. Sempre in sesta. È più bello del mono, non perché vada più forte, ma perché c'è più coppia sotto. Io l'Himalayan, al di là che mi piace, perché mi sembra veramente il mio XT. Però sotto in prima apertura non ha subito quella sostanza e quindi invece tu hai quella pistonata. Però devo dire che a me andare in giro così, monobrione, stretta, sottile, costo 21 lento, un po' più cosa mancata, mi piace. Io sentivo quando mi avvicinavo a te quel bel borbottare, pottare del monocilindro. Dell'Himalaya? Ma perché invece la Super Metro non fa rumore. Ah sì? Comunque bicilindrico, molto molto castrato, anche di scarico. E certe volte lo cercavo. Comunque, allora, per viaggiare così, pochi chilometri ad andature molto rilassate, moto così hanno loro perché, se non cerchi la velocità. Vabbè, tu fossimo lungo un lago, con queste curve panoramiche, ti guardi attorno, secondo me godresti ancora di più. C'è stato fin troppo dritto, fino adesso. Adesso poi ti porto un po' sulle curve. E essere un territorio come questo, avere una moto come l'Himalayan, ti consente di fare delle divagazioni. Quello è fortuna. E soprattutto l'asfalto, perché è molto brutto qua, perché il terreno ha degli smottamenti, quindi proprio il manto è rotto, hai mancamenti, crepe, dislivelli, al di là dell'asfalto deteriorato, hai proprio il mancamento del fondo, non è consistente. Quindi bisogna avere escursione e delle sospensioni comunque abbastanza soffici che mangiano e una gomma, se hai un simil tassello, questo ti aiuta. Perché la poca precisione che ti dà sull'asfalto liscio invece qua è un po' una mano amica che mette una pezza laddove è brutto l'asfalto. Sono un po' di giustificazioni, oggi ti diverti te, io no, secondo me è più che io vado in fuoristrada, che potrò andarci, è che tu sei molto secco dietro, poche escursioni, li senti. Però ho goduto fino. Si riverbera sulla spina dorsale, ma perché conosco l'ultra, poi è malmesso, proprio è uno scandalo. Sai cosa c'è, Robby? Che basta andare di là, Piacenza, basta andare di là, Piemonte, Val Trebbia, velluto, cioè, non so com'è, ma qua da casa. Io ho goduto fin qua perché ogni moto ha la sua velocità, no? Quella in cui non c'è rumore, non c'è vibrazione, sei bene, in pace, il vento nel casco suona giusto. L'ho detto nella prova dell'Himalaya, la morte sua 100 all'ora, 5.000 giri. Robby, cibo promosso prima qualità. Abbiamo mangiato benissimo, io mi sono concesso anche un dolcino perché sai che... Vabbè. Poi l'obiettivo è rimanere nei... Sotto i 20. 20. Vediamo. Manolo, come siamo messi? In tre? In tre. 45 in 3, 15 a testa. Siamo sotto. Cosa ti avevo detto? E di qualità, altro che pranzo da lavoro. Va bene, ok, ci siamo. Paga pantalone. Come sempre, il più anziano paga. Che bello. Mi porta in giro, in posti belli, nuovi, dove si mangia bene. Purtroppo non si può bere. Paesaggi meravigliosi e paga pure. Ma meglio di così. Ti va di lusso, te va. Ti manderei a lavorare in catena di montaggio. Grazie. Ciao Manolo, grazie. È stato un piacere, grazie. È vero, piacere. Che bella mangiata. Ragazzi, Osteria del Campanile, Torrazza Coste, prima collina dell'Oltrepò Pavese, mezz'ora, 40 minuti, fai un'ora da Milano per venire a riscoprire un piccolo paradiso. Fede, l'Oltrepò ha un biglietto da visita, si chiama Salame. Però c'è modo e modo di tagliarlo. Adesso il maestro Roberto Tizzoni, che lo produce,
poi ci racconterà, ti fa vedere come si fa. Vado. Guarda, guarda, innanzitutto quanto è di taglio. Guarda le dita, queste fanno da calibro, vedi? Una uguale all'altra, col dittino, così non si può tagliare. Vabbè, ma dillo tu, perché io ti ho visto farlo talmente tante volte. Allora, niente, il nostro taglio, questo è il taglio tipico del salame oltrepò, taglio losanga, che esalta prima di tutto la vista del salame, cioè la grana del salame. Tondo non si può vedere. No, tondo è inguardabile. È da milanese. E poi anche, cioè una volta che uno prende in mano la fetta, il profumo, cioè oltre l'occhio, emana più profumo. Emana più profumo, perché è più ampia la fetta. E quindi... Come deve essere la grana? La grana, noi abbiamo una grana grossa o media, ma il disciplinare di Varzi dice grana grossa. Ok. Anche se qua siamo fuori, però apparteniamo a quel territorio lì. Varzi è sul confine di quel cuneo, di quel triangolo che è l'Oltre Po, che va verso il sud. E prima hai tolto la rete. L'hai spazzolato prima? Esatto. Giusto? Spazzo sì, la muffa? Io uso la legatura, il DOP dovrebbe essere legato a spago. Io uso la rete per una questione di comodità, perché secondo me sia lo spago che la rete non apportano niente di qualitativo in più al salume. Senti, a volte si sente dire che si lava col vino? Sì. Quando ha tanta muffa, okay. Quando ha tanta muffa e viene lavato con acqua e aceto e poi una passatina di vino e asciugato. Ma siediti un attimo con noi. Noi non possiamo bere Roby, quindi va bene. Okay. Però. Allora, questo per esempio quanti mesi ha? Questo ha sei mesi, questo è un salame di sei mesi. Sei mesi è bello stagionato. È una buona stagionatura. Quindi l'hai fatto a bello duro, cioè deve essere consistente. Ah, questo è di gennaio. Questo è un salame di gennaio. Senti, c'è anche una leggenda che narra che la fetta si deve rompere, non si deve solo piegare, e se è quello vero fa la goccia. Vedi che si rompe, guarda Fede, guarda come... Non è ancora abbastanza stagionato per far la goccia, però vedi la fetta si strappa. Deve strapparsi. Se rimane tutta unita, cioè un po' gommosa, cosa vuol dire? Vabbè, ci sono... è un prodotto un po' più industriale. Nei prodotti un po' più industriali ci sono additivi tipo... Che servono per mantenere una certa... qualità costante, tenere più amalgamata la carne. Quindi. Nel salame artigianale magari la costanza non è garantita, c'è quello più buono, meno buono, più saporito, meno saporito. Poi a seconda anche della stagione in cui viene fatto il salame, cioè farlo a novembre e farlo a marzo, c'è un cambiamento climatico che influisce sulla stagione. Secondo me la cosa migliore è... Allora. Sì, perché lui non ha fatto la goccia, ma io sì, mi piacerebbe. E siccome è ora di merenda, esatto. Roberto sa che fa anche sotto questo meraviglioso portico la sinoira, giusto? Sì. Che cos'è la sinoira? La sinoira è una merenda. Un po' piemontese come ricco. Sì, dove oltre al salame c'è magari qualche sottaceto, la salsa verde... a seconda della stagione, poi. Quello che a Milano chiamerebbero l'apericena. Sì. Senti la parola, apericena. No, basta, dai, Milano. Noi Roby abbiamo lasciato Milano e sto facendo fare un full immersion nell'Oltre Po. Senti, vabbè, ma raccontaci qualcosa sugli allevi, i maiali. Cioè, vabbè, io parto da zero. La mia è una filiera... cortissima, non corta. Io parto dall'allevamento dell'animale, produco quello che i miei animali mangiano. Capisci? Non uso diserbanti e concimi chimici da una decina di anni e penso che tutto si veda, cioè si veda e si senta dal prodotto. Cioè il prodotto che esce è un risultato, è il risultato di tutti questi anni di lavoro. Oltre salame,
coppa pancetta. Pancetta splendida, pancetta, una roba, pancetta lardo, il cotechino d'inverno o salame cotto d'estate. Tu vieni qua d'inverno tutti i sabati, lui ha il pentolone che fa andare costantemente con l'acqua che bolle, salamino caldo, te lo mette sotto vuoto, parte a casa. Cioè, devi solo fare pure o le quelle che porto in soldi, le lenticchie. Bandierina, mettiamo, metto la bandierina. Allora, questa potrebbe essere una lezione per gli smorbi. Sai cosa sono gli smorbi? No. Te lo dice lui. No, vabbè, smorbi è un termine dialettale, è un termine dialettale di qua che vuol dire fighetto o qualcosa, snob, un po' snob. Il milanese, quelli di qua, i milanesi li vedono come, capito? Io ci ho messo 40 anni a conquistare la fiducia e ancora non l'ho conquistata. Smorbo lo sei ancora. Rimarrò sempre tutta la vita, sarò sempre smorbi. Mi chiamano anche Tutsuda, che è un altro modo di dire a Pavia. Tutsuda, quello che è già suda prima ancora di fare, anche se non ha fatto niente. È vero? È giusto. Senti, vabbè, tutti i sabati si può prendere questa delizia? Tutti i sabati lungo l'anno, io sono il mio spazio è aperto per... Cioè, hai capito? Da mattina a sera, niente, aspetto amici e poi un bicchiere, due fette di salame, un bicchiere di vino. Accompagnalo solo. Esatto. La cosa bella è che tu qua metti dei tavoli, compri bottega e mangi direttamente. Volendo uno si prende due cose, viene qua e le consumi sul posto. Le prende, si prende una bottiglia di vino. In modo stanziale. E poi io spero sempre che faccia le feste che lui ogni tanto fa d'estate. Tipo la festa della zucchina. Tipo la festa della zucchina, che sono anni che non facciamo, dal Covid. E qui si è fatto anche, si è lanciato il gambino, il presso musicale, in questa corte meravigliosa. Wow. Fino a quante persone? Abbiamo fatto 100-120 persone, cioè. L'aperitivo milanese. Guarda. Senti, chiudiamo con questo, sì. Perché io l'ho sentito raccontare, ma lui non può saperlo. Il rito di quando si ammazzava il maiale, in cascina. Quella giornata lì cos'era? Quella lì era la festa. Cioè, questo è allora, io mi sono innamorato del salame da bambino. Per e tuo papà non faceva no, mio papà faceva, aveva una la vigna, aveva un'azienda agricola come tutti normale. Qua ok. Io mi sono innamorato di questa cosa che tutti gli anni verso l'Epifania c'era noi allevavamo allora tre maiali per l'azienda e niente, veniva il macellaio e c'era da alzarsi il mattino presto, mettevamo giù un pentolone da scaldare con le fascine. Gli odori ti portano ai ricordi, no? Io l'odore delle fascine bruciate, quando lo sento ancora in giro, mi porta subito là, subito. E poi c'era tutta la giornata, la macellazione, la lavorazione del maiale, i vicini che venivano. Una festa. Era un motivo anche per incontrarsi e stare assieme. Si mangiava tutti insieme, era una cosa... E io per questo, per quella cosa lì, mi sono appassionato. E mi sono appassionato anche il profumo del salame, oltre il profumo del salame. Quando mio nonno mi diceva, Nanu, vai a prendere un cacciatorino. E avevamo una stanza dove li facevamo asciugare. Io andavo dentro, quando aprivi la porta, quella vampata lì di quello che per me è il salame, no? Cioè il profumo di salame. L'imprint. No? È una cosa che mi ha portato, io a 20 anni ho voluto a tutti i costi imparare a fare questo lavoro. Mio fratello l'ho messo sulla moto, che ero piccolino davanti a lui, e io bravo. Quelle cose che la tua qual è stata? Non si può dire. No, amore. Vabbè, allora. Hai capito? Biglietto da visita. E sono, se vuoi, adesso ti posso dire, sono 37 anni, non sono 5 minuti che lo faccio. Hai capito? Cioè ti ho portato proprio dal re dei salami. Quindi odori, sapori, ricordi. Ma poi se vuoi sentire anche il dialetto e farti raccontare delle cose, Tizzoni, un nome, una garanzia.
Si è fermato? Bella Robby, grazie! Pensa che in cima ai miei sogni c'era, spero dopo pranzo, di fare una bella strada sterrata con la Super Meteor 650. Ma perché non sei capace? Se c'è il buco, evitalo, no? Hai la luce a terra di due dita. Lasciamo fare ai professionisti? Qua è semplice. Qua avanti. Fede, non è stato facile, ma ne valse la pena. Sì. Questa è una delle alture più belle qua. Siamo in cima alla Costa Pelata. Si chiama così perché è priva di vegetazione. Probabilmente il vento non la fa crescere. Da qua domini, quello lì è il castello di Montalto. Guarda cos'è grosso. Wow. Di là vedi la pianura. Oggi c'è foschia, ma quando è limpido vedi la catena delle Alpi. Wow. E di lì invece è la direzione quella di Genova. Iniziano le montagne più alte, c'è il Penice, si vedono le vette, 1000 metri, di fianco c'è il Brallo, poi dietro c'è il Monte Chiappo, poi sai che linea d'aria la tua Liguria non è poi così lontana? Se ne sento già l'odore, anche qua ce n'è, dai. Sì, sì, sì. Senti, quella là si chiama la Costa del Vento, anche quella è molto bella, dopo Montalto Pavese. Molto vanno bello. A far volare gli aquiloni quando c'è San Lorenzo, il 10 agosto si va là a vedere le stelle. Senti, qui le nostre strade si separano perché io mi faccio un bel taglio per andare a Fortunago, che è dietro là, che è uno dei borghi più belli d'Italia. Sì. E mi faccio lo sterrato perché con lei posso, non veloce, ma ci vado. A te conviene andare giù di qua, asfalto. Mi spiace che non c'è un lago, non c'è un bar dove parcheggiare fuori e guardarti. Beh, le due curve me le posso gustare. Ma sì, te le fai lo stesso. Già arrivare fin qua. Allora, asfalto, sterrato. Le nostre strade si dividono, come i caratteri di queste moto. Appuntamento, Fortunago, non perderti, eh. Ci proverò. Arrivi giù, sinistra, poi sinistra, ok? A dopo! A dopo! Era ora. Tu hai tagliato. Ho fatto in tempo a scrivere il pezzo per il sito intanto. Vabbè. Guarda Robby, io stamattina ho salutato mia figlia, le ho fatto una carezza sulla testa e ho detto papà, per oggi è un sogno, fare enduro con una Super Meteor 650. Quindi grazie per avere... Allora, enduro è un'altra cosa. Anche questa non è una moto da enduro. In fuoristrada ci va. Io amo la sua semplicità. Un cilindro, 40 cavalli, pesa ancora troppo. 198 dichiarato col pieno di 17 litri, è tanto per un monocilindrico, è abbastanza secca di sospensioni, non filtra, cioè senti l'asperità, non la guidi in piedi bene, ma non vai cattivo, però ci vai fuori strada, hai visto? Cioè, e soprattutto, l'ho già detto nella prova, amo questa tipologia perché non c'è più, lei riscopre qualcosa che si era perso, andamento orizzontale, 21 davanti, stretta, sottile, tocchi benissimo a terra. Mi hanno detto, ho parlato col progettista, sai, mi ha detto che la priorità era veramente la sella bassa, 8,25. Curiosità, sai che questa moto non può avere componenti che non siano indiani. La Showa davanti è fatta là. Inizialmente pensavano di mettere le Pirelli, niente da fare, Ceat, perché Ceat sono fatte là. Quindi una moto che parte da 5.900, questa costa 6.200, cioè volendo quei raggi tangenziali, quindi gomme tubeless, sì. E comunque come chicchettina... strumentazione TFT tonda, che
che connetti con lo smartphone per vedere Google Map qui. Hai capito questo cortocircuito? Cioè c'ha la tecnologia. Mi hanno detto che ha faticato molto, perché inserire qua dentro e visualizzare Google Map nello strumento tondo è stato un po' una prima volta e hanno dovuto tribolare. Però alla fine cambio sì, un po' contrastato, non c'ha quel sotto pa che hanno i vecchi mono. Però coppia a metà ce n'è tanta, sotto seghetta un po', strattona, vibra se tiri, ma la morte sua, 100 all'ora, lì ti piazzi. E oggi hai visto, siamo andati a 70-80, cioè per sognare non è che serva molto di più. E tu? Io devo dirti, Cruiser, questa qua è davvero Cruiser, nel senso che ti metti lì e veleggi come in crociera. Bicilindrico, 648 cc, 47 cavalli, ha una bella sesta, molto diluita, molto spalmata, molto lunga, quindi tra 80 e 110 veramente veleggi. Ha un soffio, un bel rumore, molto silenzioso meccanicamente, poi l'Euro 5 l'ha silenziato molto anche di scarico, quindi non senti quel borbottare, un fruscio. È molto fatta piacevole. Bene, perché ti dà l'idea di solidità. E poi quando ce li si è scambiati, a me è piaciuto molto il primo attacco del gas, perché c'è tanta coppia, vero o no? Poi in alto chiaramente non c'è, ma perché non è affar suo, non è nella sua tipologia, non è nella sua indole, non interessa a chi la guida. Però un bel serbatoione a goccia, pedane avanzate che devi andarle a cercare, ma poi stai bene, prendi tutta l'aria, quindi qua in questo quadro sei dentro, non sei cornice. Dal cemento al verde, in questo caso il gioiellino di Fortunago, uno dei borghi più belli d'Italia, basta poco, vero o no? Assolutamente. E un po' penso che tu abbia capito cosa vuol dire per me l'oltrepò. Vuol dire tanto e ho imparato quanto può essere la distanza in poca distanza. Questa è la cosa vincente dell'oltrepò. Ai prossimi 20 euro.